La Regione Campania ha approvato il progetto del GAL del Vallo di Diano. Il via libera è giunto proprio questa mattina alla comunità montana Vallo di Diano dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti. Una volta approvato, il progetto entra ora nella sua fase più concreta. Entro 30 giorni, infatti, il GAL dovrà entrare nel vivo delle sue attività, dando vita innanzitutto alla società di gestione, che dovrà essere costituita entro il più breve tempo possibile. A tal fine, l'ente capofila della comunità montana Vallo di Diano ha già riunito la conferenza dei sindaci del Vallo di Diano per decidere sulle modalità di costituzione della società, che dovrebbe essere composta da 3 soggetti privati e 2 di area pubblica. La società sarà per 2 anni il riferimento della Regione Campania per tutte le attività del GAL Vallo di Diano. Lavorerà dunque per la predisposizione dei bandi rivolti ai privati che vorranno accedere ai finanziamenti del PSR. Il GAL si avvarrà dunque di un tavolo tecnico di valutazione che seguirà tutti i progetti e la loro realizzazione nel corso dei 2 anni. Soddisfatto di come sta proseguendo l'iter del GAL Vallo di Diano, si è detto il presidente della comunità montana Raffaele Accetta, per il quale adesso c'è bisogno dell'attenzione e del lavoro di tutti i soggetti partecipanti al GAL per far sì che il progetto abbia il maggior radicamento possibile con ottime ripercussioni per l'intero comprensorio.